È uno di questi giorni, magari anche nel pomeriggio, potrebbe andare in onda la replica. Guarda, perché io sono un'appassionata di dolci. Mara, ti posso dire che comunque le nostre repliche sono tutte caricate sul nostro sito internet. Io non ho il computer. Non hai il computer, anche perché quella puntata è anche andata in replica la domenica scorsa, quindi l'abbiamo già riproposta. Vedremo, se è possibile chiederò e vedremo se si potrà fare, va bene? Se no, in ogni caso chiedi a qualcuno se ti può essere d'aiuto, perché le ricette sono già sul sito, anche mchef.tv, ci sono proprio le ricette scritte con tutti gli ingredienti e il procedimento, anche quelle lì. Ah, è mchef.tv? Esatto, sì. Ah, perché io oggi dicevo a mia nuora mchef.tv. No, 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 hai aggiunto qualcosina in più. mchef.tv. Ok. Va bene? Complimenti. Grazie, buona serata, grazie. Buona serata. Allora, quindi qui abbiamo messo la crema di asparagi e qui la crema di carote. Abbiamo aggiunto metà besciamella qua e metà besciamella negli asparagi. Poi andiamo a rompere un uovo intero da una parte e uno dall'altra. E uno dall'altra. Pronto? Pronto, Rossella? Sì, buonasera. Sono Lisa. Rita? Lisa, da dove? Da Catanzaro. Benvenuta. Grazie. A te e al cuoco, principalmente perché vedo una persona molto seria sul lavoro. Esatto. Grazie, signora. Lisa, è la prima volta che telefona? Sì, è la prima volta. Non sto tanto bene, sono letto con la febbre. Ah, mi dispiace, però ci siamo noi a farle compagnia almeno, vero Lisa? Sì, questo sì. No, ma ti seguo sempre comunque. Ah, grazie, mi fa piacere. Voleva chiedere qualcosa in particolare allo chef? No, volevo dire solo questo, che vedo... Sono tutti bravi, però noto qualcosa e lui troppo... Cioè, molto serio sul lavoro, ecco. Grazie, signora. Come spiega le cose. Grazie, Lisa, molto gentile da parte sua. È molto importante questo. Sì, certamente. Esatto. La ringrazio tanto, chef, prego. Sì, stiamo cercando di far capire. Buonasera. Grazie, buona guarigione. Grazie. Stiamo cercando di far capire alla gente che ci segue da casa e in modo molto chiaro quello che noi andiamo a fare, perché non è semplice, cioè leggere una ricetta non basta, bisogna anche avere dei riferimenti di come si vanno a fare le cose. Esatto. Ricordiamo, lei ha messo due uova e due albumi, giusto? Un albume e un albume. Cioè, sì, nella ricetta ne servono, diciamo, sì, due e due, perché lei ha diviso il composto, quindi servono due uova e due albumi, quindi distribuite un uovo e un albume da una parte, un uovo e un albume dall'altra. Perfetto. Poi andiamo a mettere il formaggio, che in tutto sarà 20 grammi. Quindi faremo 10 da una parte. Io mi regolo ad occhio perché, però voi se volete lo potete pesare, ecco qua, un po' di pepe nero, sì, sia da una parte che dall'altra, e poi andiamo. Mescoliamo, ok. Pronto? Pronto? Buonasera, signora? Pronto? Sì? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Io sono Maria da Nocera Terinese. Benvenuta, signora Maria, buonasera, prego. Grazie. Per gentilezza vorrei pregare il cuoco di ripetere un po' le ricette, perché ho avuto una visita e purtroppo ho perduto l'inizio delle preparazioni. Va bene, signora, senz'altro tra un pochino ripeteremo tutto quanto il procedimento, diamo il tempo di finire queste due cremine e poi rispiegheremo come le abbiamo ottenute, signora. Va bene? Va bene, anche l'arrosto che ho visto in sì, porto. Sì, certo, sì. Anche quello, faremo rivedere anche quello, come no. D'accordo, signora. Grazie infinite e chiedo scusa del disturbo. Assolutamente, è un piacere. Quando vuole può chiamarci. Grazie, ottime cose a tutti. Grazie, altrettanto a lei. Grazie. Allora, aggiungiamo naturalmente un altro pochino di formaggio. Gli asparagi, siccome sono un po' più... Ecco, mettiamo un po' di modo che viene un impasto più duro. Ok. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, Rossella. Con chi parlo? Sono la signora Maria. Da dove? Da Cosenza. Ah, benvenuta, signora. Oggi ho parlato con Luigi.
Sì. Ho fatto la... come si dice? Il pan di Spagna. Il pan di Spagna, sì, l'ha preparato Luigi oggi di nuovo, certo. Bello, è venuto buona. Infatti. E beh, sì. Io ho tutti i ricetti. Sì. Perché ho la donna di Emery fino al letto. E tutta la notte mi devo tutti mangiare. Ah, bene signora, ha trovato un passatempo per la notte, mi fa piacere signora. Rossella, sì. sono sola io. Ah, ho capito, quindi le facciamo compagnia signora, vero? Ecco, brava. Sono contenta, è una cosa che ci fa molto piacere questo, grazie, è vero? Tanti buoni giorni signore. Grazie. Mangiare, e così dai. È un buon modo signora, un modo saporito per tenerle compagnia, mi fa molto piacere. La ringrazio. Ah, ci ha messo molto a prendere la linea perché ci sono molte persone che cercano di parlare, signora, quindi a volte è un po' difficile. Va bene. Grazie signora, molto gentile, grazie. Le auguro una buona domenica e mi auguro di risentirla, signora. Riprovi qualche altra volta nonostante la linea è intasata, signora, eh? Grazie. Grazie signora. Buona domenica. Anche a lei. Grazie, grazie mille. Buonasera. Grazie signora, grazie. Grazie signora. Arrivederci. Allora, siamo a poco di formaggio per indurire un po'. E vi ricordo, stiamo facendo questo flan di verdure con asparagi e carote. Carote, se chiedo scusa. Pronto, signora? Pronto. Buonasera. Signorina. Sì. Buonasera. Stamattina, oggi pomeriggio, è venuto quel signore. Sì, Luigi. Che ha fatto il pan di Spagna. Sì. E siccome non l'ho potuto pigliare la ricetta, ce l'avete voi, non me la date? Guardi signora, in questo momento no, io non so se lei ha qualcuno che la possa aiutare ad andare sul nostro sito. No, non posso dare, che sono anziana. E allora signora, facciamo una cosa, prima di chiudere la puntata, in chiusura, prima delle 21.30, cercherò di dargliela io, se lei ci segue fino alla fine gliela dirò io, va bene? Sì, sì, vabbè, grazie. Grazie a lei signora, grazie, buonasera. Sì, sì. Allora, adesso praticamente dovremmo andare a prendere le formine, ecco qua, mettiamo. Quindi abbiamo preparato i tortini. Prendiamo il burro. Andiamo ad imburrarli. Andiamo ad imburrarli. Signora Ermelinda, le piace questa ricetta che sta facendo lo chef? Sì? A base di asparagi e carote, è un buon abbinamento, che dice? Lei cosa preparerà domani, signora Ermelinda? Domani è domenica. Ah, domani è domenica, ha sì. Già pensato cosa preparare? No, ancora no, però non lo so, forse carne d'agnello. Ah, carne anche lei, carne sì, d'agnello, quindi base di carne domani. La domenica sì. Di solito c'è più tempo, uno sì, si può dedicare sì, a qualche vero, ricetta sì. Più elaborata. Più elaborata, sì. E delle nostre ricette, mi dica, visto che lei ci segue spesso, ce n'è stata qualcuna in particolare che l'ha colpita? Quella dei dolci. Ah, esatto, lei diceva soltanto che quelli. È brava a fare i dolci, è molto brava a fare i dolci. Sì, sì. Di quale dolce è più golosa lei, da mangiare, dico, non da preparare? No, da mangiare io preparo, però non mangio tanto. Ah, ecco, più per gli altri. Mi piace molto preparare i dolci. Però mi butto più sia sulla pasta frolle sia sul pan di Spagna, quello. Ah, bene, anche lei a proposito di pan di Spagna, quindi lo prepara. Sì, sì, e sempre. Il dolce che fa più solitamente qual è? È il tiramisù, con il pan di Spagna, ottimo. Oppure la crostata, le varie crostate che ho, tutte quelle di frutta fresca, oppure buone. Qualsiasi frutta che ho in casa io preparo sempre crostate. Quindi il suo giudizio è positivo sui dolci che abbiamo preparato sì, qui a Masterchef? Sì, sì, vanno sì, bene, sì? Sì? Mi fa piacere. Intanto lo chef sta imburrando i contenitori che andranno poi in forno, vero? Sì, sì. Ecco. Pronto? Pronto. Buonasera, signora. Buonasera, sono Grazia da Fiumara. Benvenuta, signora, da Fiumara. Grazie, sì. È la prima volta che chiamo, però siete molto gentile. Grazie, signora. Veramente, chef, bravissimi. Grazie. Ho fatto la torta pasqualina e è venuta buonissima. Ah, mi fa piacere. Ha avuto successo quella torta pasqualina, eh? Sì, 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 bellissima, davvero. Ha messo anche le uova come le ha messe Fiorenzo, signora? Sì, sì, l'ho messo. Ah, bene.